Buongiorno a tutti e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come al solito io sono Riccardo e benvenuti in questo nuovo video. Vi ho fatto vedere un po' clip così la mia colazione, che è sempre la solita ultimamente, ma a me piace e quindi continuo a farla. E nulla, direi di pappare. In realtà ora sono le 9, ma io come al solito sono sveglio dalle... erano così, erano 7:15. Ho fatto quasi 2 capitoli di inglese e settimana prossima c'ho l'esame. Ora faccio colazione, poi dopo alle 10 ho una lezione. Non ho ancora portato fuori Breaky, non so se lo porterà fuori Melissa. Scusate i capelli, ma questa zona rossa, però che sono chiusi e non riesco a tagliarli. Volevo farli tagliare da Melissa, ma ho detto beh, visto che in teoria da lunedì siamo zona arancione, aspetto fino a lunedì, almeno vado dal mio parrucchiere che mi sistema per bene. Comunque l'ultimo vlog è stato la giornata di Pasqua e avete visto come è stato un bel po'. Alla fine un po' ne ho risentito i giorni dopo, a livello di peso il giorno dopo, cioè a Pasquetta, pesavo 1,5 kg in più e si vedeva che ero un po' più, diciamo, gonfio del solito. Oggi che è giovedì, quindi sono passati 4 giorni praticamente, sono praticamente ritornato a pre-Pasqua. E è per questo che, nel senso, lo sgarro va bene, ma però compromette un po' il tutto. E quindi d'ora in poi, visto che tanto adesso le feste sono finite, lo sgarro lo farò. Vedrò veramente una condizione veramente, non so, un po' vuoto, che vedi i muscoli piatti, ok? Allora in quel caso magari più che uno sgarro, però fa una ricarica, quindi magari un bel piatto di pasta bello, bello tosto. Cioè ho notato che ad esempio la pizza a me gonfia tanto, secondo me è anche il posto che la fa, cioè nel senso la lievitazione, tutto, cioè proprio a livello intestinale proprio mi gonfia, e quindi cercherò di, diciamo, variare su altre fonti. Anche perché la pizza che fanno qua vicino a casa nostra, ok, ci sta, ma non mi fa impazzire, quindi se devo mangiare quella per poi neanche essere soddisfatto al 100%, preferisco o me la faccio, perché comunque quando la facevo non ho avuto nessun tipo di problema, o farò un altro tipo di pasto. Comunque adesso dritti verso l'obiettivo, anche perché siamo già ad aprile e vorrei iniziare a vedere dei bei dettagli per giugno, sperando che riaprono le palestre anche nel frattempo. A Londra le riaprono lunedì, il 12. Colazione finita e ora porto fuori quella bestiaccia di Breaky a fare i bisogni. Nel frattempo è scesa anche Melissa. Bestiaccia. Saluta, saluta il pubblico. Ciao amici. Sì, con la bestiaccia. Metto la giacca perché si farà... Oh! Oh, Breaky. Oh, la... Bene, ci vediamo dopo. Aggiornamento del vlog. Sono le 11:05, ho appena finito di fare una lezione con la mia cliente e ora mi faccio ancora un'altra oretta di studio e poi sarà mezzogiorno e inizierò a preparare il pranzo. Oggi pranzo non so ancora cosa fare. Ci abbiamo del pollo in frigo, dei funghi. Boh, ci penso, magari ci starebbe un bel pollo con i funghi. Siamo arrivati finalmente al momento del pranzo. Oggi per pranzo faccio dei funghi saltati in padella. Poi Melissa vuole il pollo al curry, quindi facciamo il pollo al curry, che in realtà c'è anche la mia ricetta, se andate nei video vecchi. E poi avrete il riso in bianco che ho già pronto nel frigo. Quindi partiamo. Vabbè, per i funghi metto un goccino di olio, padella, e poi li faccio saltare con un po' di spezie, con un po' di prezzemolo. I funghi vado ad usare questi, che sono i funghi, cosa sono, champignon questi? Sì. No, fungo pratajolo, pensavo fossero champignon. No, vabbè, vado a lavarli. Ora pollo al curry, anche qui un goccettino di olio, se non si attacca tutto. Padella calda, quindi pollo a questo punto, curry a volontà. E personalmente ci metto anche un po' di paprika. E ora latte di cocco e mandorla. Metto anche un goccino di acqua per allungare. Mettiamo gli sgoccioli, qua c'ho il pollettino che promette bene, e qua ci sono i funghettini, e qua invece c'è il riso che è già pronto. Ma dai, giudice, allora com'è?
Very, very good. Mi mancava. Da quanto che non mangiavamo? Comunque questa alla fine... Ma mi rispondi, cioè io parlo... È il biettino, adesso ti rispondo... Io parlo e lui se ne il pollo al curry è una vita che non lo facevamo. Ok, proviamo. Comunque oggi mi sono un po' improvvisato. Casinista! Ero io. Mi sono un po' improvvisato tutto, perché anche tutte le spezie come sono i funghi un po' tipo improvvisato. Ho messo dell'aceto per sfumare, ho messo un po' di paprika, non so se si sente. No. Pollo è, cioè, c'è un colorito. Very good. E dopo ditemi che è brutto stare a dieta, eh? Ditemelo. Se avete il coraggio. Dimmi se hai il coraggio che è brutto stare a dieta. Dimmelo. Dillo. No, quando fai questi piatti no. Quando fai il pollo alla griglia e il riso in bianco, sì. È incredibile, ma vero? È mezzogiorno e 50. Prima dell'una stiamo mangiando. Ma non è mai successo, penso. Video qua no. Solo che poi mi viene in merenda presto. Infatti io faccio mangiare 4, la prima e poi faccio la seconda alle 6 e mezza. Ecco perché tu ne fai due! Ma io 2 settimane faccio 2 merende. Sì, ma prima mangiamo le 2. No, nonostante quella faccio sempre merenda alle 4, 4 e mezza. Poi sono arrabbiato con questo riso perché ho cioè non c'era la mia solita marca, no? Questo riso devo mangiarne meno perché c'ha più carboidrati rispetto all'altro riso che utilizzo di solito. E quindi mi tocca pure mangiarne meno. Quindi anche la scelta del cibo fa tanto. Voilà. Io invece sono contenta perché ogni volta me ne dava troppo e non riuscivo mai a finirlo. Il funghi sono proprio buoni, belli speziati. Poi il prezzemolo finale si sta. Comunque sono uscite le ultime 2 puntate di LOL, quindi adesso ce le spariamo. Visto che me le sei depresse, magari vivo un po'. Non sono depressa, che... Sei stufa. Non facciamo niente. Sei stufa. Non so cosa vuoi fare. Appunto. Mi sto annoiando. Cioè posso solo pulire e lavorare. Stop. E io cosa posso fare in tutto ciò? Intrattenere. Esatto. Pagliaccio faccio. Mi fai dei balletti. Comunque mi hanno chiesto quando è che sei pronta per registrare il video in cui ti alleno. Del video che devo registrare. Quando è che mi dai disponibilità? Faccio come te. Quando è... Te lo dico io. Questo weekend devi registrare. No, tra un mese. Non so se un mese adesso dobbiamo farlo. Ormai detto lo faccio. Devi pensarci prima. Di dire sì. Non ho mai detto sì. Hai le nuove YouTube che hai detto sì. No. Sì, ci sono le prove del video. Hai detto tu. Non ci hai risposto. Non ho mai detto sì. Sì. Quindi ora ci vogliamo LOL? Sì. Bene. Andiamo a vedere. Questo Fedez lo parte stasera. Allora come frega, andrò a questa Fedez. Scusa. Dobbiamo guardare insieme a lui. Sì. Il coniglio sempre. Dormi, dormi. Se ne ho fatto un caffettino e ora salviamo qua il PC. Che rottura di giorni presa. Salve. Salve. Che è sto qua? Salve. Non ha cambiato il professore. Una coscetta di pollo gratis. Se mi smetti di far casino inizio. Casinista, vai a lavorare. Mi sta accusando. Cos'è, un mese che siamo in zona rossa? Beh sì. Non lo so. Sì sì. Un mese proprio. Forse il 15 o un mese. Il 15 o un mese. Mi vuole mangiare aia. Sono le 4 e come al solito faccio il mio primo spuntino, che comprende yogurt greco, qualche goccia di al solito liquid flav, lo faccio sempre vedere, ormai sono in fissa con quello alla vaniglia, e poi una 15 grammi di noci di macadamia. Noci noci. Comunque come al solito rispondo a qualche domandina che mi avete lasciato come al solito nel box di domande su Instagram, come al solito seguitemi anche lì. Partiamo col botto. Come superare la fine di una relazione? Sono distrutta. Tosta. Dice che io non pensarci, però in questo periodo è ancora più difficile perché non si può uscire, non si può vedere persone. Quindi veramente tosta, cercare di concentrarsi, focalizzarti su te stessa, quindi cercare di pensare cose positive e mi dispiace. Spero che la supererai in fretta. Prima di andare a convivere avevate 2 stili di mangiare diverso. È stato semplice trovare una cosa, cioè non capisco la fine, però sì, avevamo 2 stili di... completamente diversi. Melissa non era quasi mai stata a dieta,
o comunque non aveva mai seguito un regime alimentare fuori al comune, no? Cioè, come al solito cucinava la sua mamma, che comunque non si mette a farti il riso, pollo e verdure, o dei piatti un po', diciamo, un po' più sani, ok? O dei piatti un po' più bilanciati, perché comunque molte volte, come ho detto, si predilige a fare il primo, non mangiare il secondo. In realtà non è stato difficile, ovviamente all'inizio bisogna un po' abituarsi, poi io generalmente sono uno che sala poco, preferisco al massimo salare dopo, se proprio non senti di sé, ma comunque mi piace lavorare tanto con le spezie, cioè usare le spezie, infatti se vedete abbondo sempre i miei piatti. Quindi questa è una cosa che infatti mi disse aggiungo sempre sale quando cucino io, però piano piano comunque si sta abituando e poi lo vede anche lei che quando mangia bene si sta anche meglio, quindi non è stato, secondo me non mi ricordo che sia stato difficile. Pro e contro dello spuntino serale, e poi mi ha chiesto perché lo faccio, è utile o è superfluo? Io non l'ho mai fatto. Pro assolutamente, che vai a dormire con la pancia piena, soprattutto quando sto, cioè adesso che le calorie sono più basse, fare uno spuntino alle 10:30/11, diciamo mezz'oretta barra un'oretta prima di andare a dormire, mi aiuta tanto. A volte lo mangio e poi vado subito a dormire. Poi anche quel, diciamo, quel pancake serale che mi faccio mi dà anche un po' quel senso di dolce, mi piace. Ovviamente non è obbligatorio farlo, io lo faccio proprio per una questione di, diciamo, mangiare qualcosa prima di andare a dormire, perché se molti cenano magari alle 8 e poi vanno a dormire a mezzanotte, cioè dalle 8 a mezzanotte fame ti verrà, quindi preferisco tenermi un po' di calorie, che poi sono poche, cioè all'incirca il mio spuntino serale sono 200 calorie più o meno. Quanti grammi di grassi dovrebbe assumere una ragazza in una dieta normocalorica? Potresti stare più o meno tra 0,8 barra un grammo, anche qualcosina in più per chilo corporeo. Questa ragazza dice: parli di quello che dicevi l'altro giorno di Face di Meli, vorrei la gente che ragionasse un pochino. Perché l'altro giorno su Instagram ho fatto le storie riguardante un commento che mi è arrivato, che dopo l'ultimo video, quando avevo fatto la colazione a Melissa, avevo fatto i pancake, la gente, una ragazza ha scritto: ma Melissa non si sa fare neanche dei pancake con la faccina che rilevano. E io ho commentato questa cosa su Instagram, perché spesso ricevo i commenti sui video dicendo che Melissa non sa fare niente, non fa niente, vale. E io ho detto: comunque c'è molta ipocrisia tra le donne, perché molte donne si lamentano del fatto che l'uomo non è presente, che non si fa sentire, che magari non è dolce, che non fa sorprese, che vale uguale. E poi quando vedi comunque un fidanzato che magari prepara la colazione o magari cucina per lei, perché comunque a me piace cucinare, se cucino io so che restiamo in un regime, diciamo, di dieta, ok? Quindi non c'è niente di male. Invece gente che critica, che siete ancora fermi al 1800, dove la donna doveva cucinare, fare la schiava per l'uomo e tutto qua. I tempi sono cambiati, ci sono uomini che lavorano per le proprie donne, ci sono un sacco di noti influencer che hanno il fidanzato che lavora per lei, che magari gli fa le foto, che magari gli fa da manager o che gli fa da assistente. Una volta sarebbe stata assurda questa cosa. Come ci sono come noi famiglie, cioè coppie, relazioni in cui l'uomo magari cucina e la donna no, perché a me piace cucinare, a Melissa no. Uno non vuol dire che Melissa non sappia fare niente, perché per cibarsi si ciba, cioè non è che non è capace a farsi niente. Come ho detto mille volte, diciamo 24 ore sono lunghe, voi vedete, ok, un video di montato mezz'ora, 40 minuti, ma abbiamo fatto tante cose durante la giornata. Cioè, questo non vuol dire che Melissa non faccia le cose in casa, anzi, ieri si è pulito tutto il piano superiore, io ieri non ho fatto niente, tranne, beh, solite robe. Cioè, però quello che volevo far capire io è che, cioè, secondo me bisogna uscire da questa concezione delle menti chiuse, dove la donna per forza deve cucinare e l'uomo per forza deve sedersi al tavolo a mangiare. Le cose sono cambiate. Poi, se voi non siete fortunati, non siete in questa, diciamo, condizione in cui il vostro ragazzo cucina e dovete voi farlo, ovvio, chi sono io per dirvi che non dovete farlo? Però non ci sono niente di male se le cose si invertono. Ora vi lascio perché vado a fare la mia passeggiata pomeridiana. Sono tornato alla passeggiatina, ho già concluso i miei 10 passi giornali ieri e ora mi sono già preso il mio pre-workout, e quindi fra quarto d'ora inizio a scaldarmi e mi alleno. Anche se oggi non sono super carico, però faccio un workout veloce, un po' di petto, un po' di spalle e via così. Magari rispondo, dai, ancora un paio di domande, visto che ho questi 15 minuti liberi. Farai il vaccino? Sì, lo farò. Appena se lo faranno fare, lo farò. Ma la cappa in cucina non l'avete? No, non ce l'abbiamo, perché in teoria la cucina doveva essere lì dove c'è il lavello, solo che noi poi abbiamo voluto mettere l'isola, la casa era già stata impostata in una maniera, infatti la cappa doveva essere là sopra.
con l'induzione non è obbligatoria. Bene o male non è che friggiamo o quant'altro in casa. Quando cuciniamo qualcosa che fa più vapore, apro la finestra. È possibile aumentare la massa muscolare a casa seguendo gli esercizi correttamente? Sì, è possibile. Poi dipende che attrezzatura hai in casa. Bene o male ci vuole del carico. Fare un'ora di camminata al giorno può essere sufficiente per il dimagrimento o è necessario altro? Per dimagrire in termini di peso sì, può essere sufficiente. Poi beh, dipende dalla dieta. Se vuoi modellare il tuo corpo dovresti aggiungerci dei workout con i pesi. Vogliamo una challenge sfida con Meli, un video che faccia ridere? Dateci voi delle idee, scrivetele qua nei commenti. Qual è la cosa che consiglia chi non voglia di allenarsi? Non allenarti. Se uno non c'ha voglia, cioè... non è che deve essere obbligato da qualcuno. Fin quando non ti viene da dentro la voglia, la motivazione per allenarti, cioè non si può fare niente. La bilancia segna che pesa meno, ma sì, ma fisicamente mi vedo sempre uguale. Cosa significa? Potrebbe essere che hai perso un po' di liquidi, magari sei a dieta da poco, potrebbe essere quello un cambiamento di liquidi all'interno del corpo. Hai già visto il documentario What the Health su Netflix? No. Non credo. Ho visto quello Game Changers, quello sui vegani, ma questo non mi sembra. Magari dopo controllo. Aspetto sempre molto volentieri i tuoi vlog, e più lunghi sono meglio è. Solitamente i vlog mi annoiano, invece i tuoi mai. Grazie mille, mi fa super piacere. Cioè, volevo fare così, ma c'ho in mano il telefono. Come e ogni quanto bisogna effettuare una progressione del carico? Ogni volta che riesci, devi ricercare la progressione. Ovvio che se aumenti il carico ma fai l'esercizio di merda perché la tecnica la perdi, vuol dire che non hai ancora quel carico. Ma se dovresti fare 8 rep e con un peso superi quelle 8, aumenta il carico. Non è una domanda, ma devo ringraziarti perché grazie alla tua motivazione e alla tua determinazione riesco ad allenarmi a casa e a mangiare sano costantemente. Grazie mille a te, mi fa super piacere. Parere sull'oroscopo di Gordon oggi, anche oggi ha fatto le storie sull'oroscopo, ve conoscerà questo video, forse le storie non ci saranno più. Le ho viste un attimo di fretta, facevano una straridere, soprattutto nel segno sagittario. Ora è arrivato il momento di allenarsi, quindi stop. Melissa è arrabbiata con me perché mi ha chiesto di fare uno shooting con lei e io gli ho risposto no perché sono impresentabile. Allora, io ho deciso di fare una sfida contro me stesso e di partire con 20 minuti di push-up. Voglio vedere in 20 minuti quanti ne faccio. Facciamo così, facciamo una scommessa. Secondo voi quanti ne faccio? Scrivetelo ora nei commenti quanti riesco a farne. Io personalmente non lo so, però almeno 250, 300. 3, 2, 1, via! Venti. Ovviamente non vado mai subito ci divento, sennò poi scoppio e non riesco più a farli. 10. Ne ho fatti troppo la prima, ne ho fatti 20, adesso vado avanti a 10. 40. Sono passati 3 minuti, ne ho fatti 30, 40, 60. No, non ci arriverò mai a 250. Ah. 10. 80. Sono passati quasi 5 minuti. 20, 40, 60, 80, 100. In 6 minuti 100. Allora di questo ritmo ce la farei a farne anche di più di 250. Però non ce la farò mai a tenere questo ritmo. 9 minuti e si spegnerà la cala. Si riempie la memory card. 10. Adesso stop e ci vediamo alla fine della sfida, cioè quando manca poco. Mancano poco più di 4 minuti, non so più neanche il conto perché ho perso, questa poi ho iniziato a farne 8, 5, quindi contiamo alla fine. 1. Ultimo minuto a partire da ora. 2. 5. Vediamo se riesco a fare altre 5. 10 secondi, stop. Ovviamente non ho imbrogliato perché tanto non si vinceva nulla.
A parte che non imbroglio comunque. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Poi andiamo di 8, 24, quindi 84. E poi andrà di 5. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Quindi 100 più 84 più 60, 244. Dai, buono. Non sono arrivato a 500, a 250 però. Dai, sono soddisfatto. Ho girato una media di 12 push-up al minuto più o meno. Madonna, si è sentito il petto? Direi che c'è. Ora faccio qualcos'altro per le spalle, credo, e poi basta. Devo anche cambiare la memory perché è piena. Workout finito e ora spuntino veloce. Qui nella tazza ho 35 grammi di cereali di Kellogg's e qui uno shaker, ho del latte di mandorle cocco con proteine in polvere. Mi faccio un bel latte cereali. Guardate qua che bello. Oh, yes. Ma la dieta è dura da fare. Melissa è tutto il giorno che mi tormenta, che vuole fare dei TikTok. Adesso che gli dico sì, non sa che TikTok fare. Comunque rispondo adesso alle ultime domande, che poi stasera non ce la farò. C'è qualcuno che ti chiama Ricky, o tutti ti chiamano Riccardo Rompino ovviamente. E mia mamma mi chiama Ricky, ma in realtà non mi piace tanto. Volevo sapere come funziona il tuo coaching online. Scrivimi in DM o per email e ti do tutte le info. Quando un bel video dove ci mostri come fai il tiramisù dato che è il tuo cavallo di battaglia. In realtà sul video del Capodanno forse c'è la ricetta. Per ora per un bel po' niente tiramisù. Cosa fai quando ti viene fame e non puoi mangiare deficit? Bevo tisane, tè, acqua. Se proprio 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 non ce la fai più, un po' di yogurt greco e sei a posto. Niente, ora vi lascio, se no. E ci vediamo dopo. Siamo arrivati al momento della cena. Cena. Poi sono uscito ancora a fare due passi con Melissa. Quindi però ho totalizzato più di 13.000 passi. Per cena ho del pollo ancora perché sennò mi va male. Farò il ferry classico. C'ho dei cornetti da finire e il riso. Easy. 10 minuti tutto pronto. Mangia prima di Melissa che affetta. Alla fine vieni qua, fatti vedere. Alla fine li ho fatti TikTok. Due. Andate a vederli. No, ne ho messo solo uno però. Vabbè, andate a vedere il TikTok di Melissa. Seguita, dovete arrivare a 200.000. Ieri aveva detto che facevo altre cose, non le ha fatte. Allora, lascia passare questi 3-4 giorni, dopo da mercoledì in poi sarà più tranquillo. Sì, si inventerà altre scuse. Conosciamo. Non è vero. Sì. Esplodete, e non siamo mai. Scusa, non fa partire la lavastoviglie. Allora, vediamo quanto pollo c'ho qua. Non vedo l'ora che li aprono qua perché non riesco ad andare dal mio macellaio di fiducia. 142. Ma chi dice che è pesante contare il pollo? Ma quanto ci vuole? Ah, scrivi 140 di pollo. Infatti mezz'ora prima. Ma va! Scommetti che mangio prima di te? Quanto scommettiamo che sono al tavolo prima di te a mangiare? Che devo solo far cuocere il pollo? Poi c'ho qua i fagiolini cotti ieri. Ovviamente anche il riso è già pronto. Ed ecco qua il piattino. Lo faccio vedere meglio, dai. E voilà. Bello colorato. Alla fine me li stavo mangiando prima, ma solo perché aveva super fretta. Oh. In realtà ha finito un minuto fa. E visto che voglio esagerare, anche un bel bicchiere di Coca Zero. Direi buon appetito. Buon appetito, Marissa. Buon appetito. Cosa che ti fai? E vedi? Ti ho detto, che se mangi di fretta non è che ti passa la fame. Anzi, finisci di mangiare che ce l'hai ancora. E infatti, ha fame. Già. Nonostante ti sia mangiato un piattone di pasta. Avrei voluto tanto ordinarmi il Mac. Un bel panzerotto del Mac. Io per niente. Solo mangio. Tento di ordinare il Mac, non mangio, mi viene mal di pancia il giorno dopo. E poi giustamente gli piace la Coca-Cola, ma non gli piace zero. Il Mac. Ripeti? Zero. La Coca-Cola non è il Mac, eh.
Non dire che affronto cose disparate, eh. Ma non penso faccia bene comunque, guarda, al tuo stomaco. Guarda. Non credo che i nutrizionisti la consigliano come bevanda. Ma non mi sembra che bevo solo Coca-Cola Zero, bevo 5 litri d'acqua al giorno, se poi mi bevo un bicchiere di Coca Zero non succede niente, eh. Cena finita, e ora vado su, che devo fare ancora almeno un'oretta di studio e poi dopo, come al solito, c'ho il mio spuntino serale. Devo fare gli sport da spiaggia, storia e origine del beach volley. Che bello beach volley. In passato ci giocavo sempre, prima di conoscere Melissa, quando ancora giocavo a pallavolo. D'estate ci spaccavamo sempre di beach volley, che bello, poi al sole, giocare sulla sabbia, lanciarsi. Bene, ci vediamo dopo. Voilà, sono quasi le 11, finito ora. E adesso, cosa importante, devo andare a buttare la spazzatura. Bene, spazzatura buttata. E ora super pancake, 25 grammi di prodotto e 50 ml di acqua. Non ho una frusta, quindi uso la forchetta. Questo è il mio spuntino preferito, è bello, consiglio un casino, vi lascio il link nell'info box. Nel frattempo sto caricando la lavastoviglie, che è anche super piena in realtà, non ci sta più niente. Lo giro. Quella deve essere un po' più calda. Comunque di rigoni di Asiago stiamo provando un po' tutti i gusti, ma alla fine il più buono secondo me è sempre pesche o albicocche. Anche questo qua lamponi un po' acidello. Ed ecco qua l'ultimo pasto e il mio buonissimo pancake. Provato e andato a dormire con il sorriso. Comunque, siamo arrivati alla conclusione di questo vlog. Come al solito spero che vi sia piaciuto. In quel caso lasciate un like, che è gratuito e mi supportate un casino. E anche un commento. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervelo. Quindi, bye bye!